A piedi da Pistoia ad Agrigento per sensibilizzare alla donazione degli organi. Il viaggio della 28enne Francesca Ferraro, accompagnata dal fedelissimo cagnolino Dakota, ha toccato anche Salerno. 1450 chilometri, un cammino come testimonial della campagna Se vuoi puoi dell'Associazione Italiana Donatori di Organi. Ho scelto di appoggiare Aido perché secondo me è una di quelle scelte etiche che dovremmo fare tutti da sempre. Perché se mettiamo a disposizione la nostra vita per gli altri, credo che sia una delle migliori riuscite che possiamo fare lungo il nostro percorso. E spero che ci sia un maggior numero di persone che aderiscano, soprattutto in Campania, perché a quanto pare c'è un'adesione molto bassa all'adesione, all'adozione degli organi. Io sono partita a piedi da Pievagnevole, che è il posto in cui vivo, in cui ci siamo trasferiti nel 92. Ho attraversato la via Francigena fino a Roma, ho intrapreso un pezzetto di via Francigena del Sud fino a Mignano, Montelungo e Alife, per poi continuare con un percorso studiato su Google Maps che adesso attraverserà tutta la costa fino al traghetto a Villa San Giovanni e poi in Sicilia. Raggiungerò la mia nonna che non vedo da 7 anni ormai, sì. Accompagnatore importante in questo suo viaggio? Sì, il mio cane, Dakota, che sta con me da 5 anni. Abbiamo condiviso questo percorso insieme per far capire che è possibile viaggiare insieme, non c'è bisogno di lasciare i cani in giro e abbandonarli, quindi è un secondo messaggio insieme ad un altro messaggio molto importante.